stiamo veramente facendo una guerra, come ha già detto Silvana, perché la sanità è un tema fondamentale. In regione abbiamo ambiente, per cui rifiuti, trasporti, poi la sanità che è il grosso dell'attività, e siamo commissariati, quindi c'è anche una possibilità di interagire e di fare delle azioni molto limitate, però su questo stiamo veramente concentrando molte delle nostre attività. Stiamo facendo due strade: la prima è quella delle proposte, quindi stiamo già facendo delle proposte di legge. Quelle che vi cito sono la sanità elettronica, grazie all'aiuto enorme di Monica Montella, il registro sui tumori, anche questa è una battaglia che veramente cambierà la regione per sempre, e poi, lo dico in anteprima, settimana prossima presenteremo una legge per istituire una commissione d'inchiesta sulla mala sanità, che sicuramente verrà bocciata dalla maggioranza del PD, perché non vogliono trovare i loro responsabili e quelli anche della destra. Quindi stiamo lavorando su questo tipo di proposte, e in parallelo facciamo anche interrogazioni, mozioni, risoluzioni, per andare a fondo su tutti gli elementi critici degli ospedali e delle ASL. E su questo stiamo veramente indirizzando ogni suggerimento, ogni critica, ogni, per così dire, qualsiasi cosa che ci arriva dai cittadini, dai comitati, dai meetup, dai municipi, la stiamo indirizzando su specifiche interrogazioni a cui la giunta Zingaretti dovrà rispondere. E su questo stiamo veramente mettendo, diciamo, il dito nella piaga in ogni singola realtà dove c'è un problema. Quindi a Tor Vergata, su Roma c'è il San Filippo, ci sono tutti gli ospedali che stiamo tenendo sotto controllo. Quindi un'attività, diciamo, propositiva per migliorare quella che è la sanità. Perché Zingaretti sta facendo, come sapete, questo piano di rientro, sta lavorando sulle case della salute, sta facendo delle leggi che in realtà sono molta immagine e poca sostanza. Stiamo cercando di entrare in queste leggi e cercare di modificarle, influenzarle con i nostri principi. Questa attività propositiva. In parallelo invece stiamo facendo un'attività di fortissima vigilanza e controllo. Quindi abbiamo aperto, come sapete, 28 ufficiali di inchiesta sulla mala sanità, il 28esimo proprio ieri, in cui stiamo lavorando a fronte di tante fonti diverse che ci arrivano su un particolare ospedale. Abbiamo questo ciclo di inchieste in cui il primo atto è quello di chiedere documenti, quindi chiediamo fatture, bandi di gara, appalti, e già in questo momento le ASL e gli ospedali sono completamente, perché nessuno l'ha mai fatto, sono completamente in difficoltà, e qualcuno finalmente inizia a controllare. Il Consiglio Generale non ha mai controllato nulla, pensate, sulle ASL e sugli ospedali. Adesso noi chiediamo fatture, documenti, sulla base di questo valutiamo poi quali sono i veri problemi, e una volta che uniamo varie fonti, troviamo vari documenti, quando troviamo dei punti critici su quelli andiamo ancora più a fondo e facciamo una strategia bellissima. Quindi un accesso agli atti generale, poi troviamo dei documenti che ci fanno capire ci sono dei problemi, facciamo un secondo accesso agli atti molto specifico sul problema, e poi in questo momento abbiamo evidenza di reati o di malaffare, di corruzione, e su questo ci sono varie strade. La strada è quella magari dell'interrogazione specifica alla giunta, oppure coinvolgiamo le autorità competenti. E vi dico che di questi 28 fascicoli, i primi due, quelli più intensi, che sono lo Spallanzani e l'area Pompefugno, di cui adesso parleremo anche col comune, ci sono evidenze di reati, quindi sono già andati alla questura, alla guardia di finanza, e stanno mettendo il segreto per poter adesso indagare, fare perquisizioni, sequestri, eccetera. Quindi molto spesso vediamo che queste uscite di inchieste ci portano proprio nel trovare i responsabili e poi segnalarli all'attività, alla magistratura o alla questura.